In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una gran folla. Ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli. Questo è il Vangelo di oggi, domenica 21 di luglio 2024. Le folle volevano essere ammaestrate dal nostro Signore e tutti andavano lì e Lui insegnava molte cose. Ecco, in quelle molte cose noi sappiamo che fondamentalmente vi sono tanti e tanti aspetti che possono portare alla santità. Non necessariamente una santità può essere portata solo in una connotazione. Ci sono tanti risvolti, anzi, ci sono tanti risvolti talmente fuori da quella che è la concezione anche della Chiesa o che la Chiesa ci suggerisce, che poi fondamentalmente noi rimaniamo spiazzati. Ecco, se noi dovessimo prendere per esempio il santo trattato di oggi nel nostro canale, abbiamo San Simeone Salos. Salos, che tradotto vorrebbe dire il folle, era uno dei folli per Cristo. È una categoria di persone che in una maniera o nell'altra appaiono, anzi vogliono far apparire di essere completamente pazzi verso il mondo, e quella pazzia però è quella pazzia in Cristo, in cui loro testimoniano in maniera completa la devozione al nostro Signore, questa devozione che poi procura dei miracoli non indifferenti. Quindi non parliamo di reali pazzi, ma sono delle persone che amano fingersi completamente squilibrati per poter dimostrare un certo tipo di approccio verso nostro Signore. Noi probabilmente non capiremo fino in fondo questi folli per Cristo, ma in realtà erano persone che avevano dei doni mistici non indifferenti, compivano anche miracoli. Quindi anche in quella situazione c'è un insegnamento del quale noi non possiamo trarre, che probabilmente quell'insegnamento è di lunga superiore a tutti quelli che possono essere gli insegnamenti che noi potremmo trarre dal catechismo. Quindi di conseguenza noi possiamo trovarci di fronte ad una situazione in cui ci vengono mostrati decine di santi, ma magari quei santi lì non riescono a superare in santità magari anche un folle per Cristo. Possiamo fare anche un altro esempio. Prendiamo il caso di Santa Isidora la Stolta. Era una donna che viveva in un convento, e questa donna era una pazza per Cristo, e talvolta anche lei si definiva pazza, proprio perché viveva la passione di nostro Signore in una profondità che, diciamoci la verità, nessuno poteva vivere, ma lei lo faceva. E parallelamente c'era un'altra persona, San Pitrin, che era un grandissimo asceta, era una persona che viveva una dimensione molto profonda anche lui di Cristo. Era una persona che viveva l'ascesi in una condizione molto molto vicina a quelli che potevano essere i padri del deserto o altre situazioni analoghe. E lui nella sua ascesi pensava di essere completo. Ma un giorno gli apparve un angelo e gli dice: tu devi andare a Tebessa, in questo luogo, dove c'è questa donna che ha sulla testa un cencio. Lui va lì e cerca di vedere questa donna. Non gli danno la possibilità in un primo momento perché si vergognano di questa donna che ha un comportamento veramente riprovevole.
ma lui riesce a forzare la situazione. Come la vede, lei gli va incontro a lui e si inginocchia, e lui invece gli dice: attenzione, sono io che mi devo inginocchiare a te, perché tu hai un qualche cosa che nessuno di noi ha, hai una santità che nessuno arriva. Lei poi faceva delle cose veramente incredibili, delle privazioni incredibili, ma quelle privazioni testimoniano che lei era la più santa di tutte. Quindi di conseguenza, poi cosa succede? Dallo scherno, dallo schifo che provavano per lei tutte le sue consorelle, diventa un mito. E appena lei diventa un mito, prende, scappa e se ne va, e nessuno sa più niente di lei. Questo per farci capire che i folli in Cristo avevano una santità che è quasi irraggiungibile. Quindi quando ci vengono a dire, ma anche i santi che sono così più o meno correnti, la loro grande santità, in effetti ricordiamoci che i veri santi, quelli che veramente hanno fatto la differenza, è un qualcosa di incredibile.